Ciao a tutti, lei è la mia fiamma gemella. Chi fosse interessato a questo video, chi fosse interessato a questa domanda, segua il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Mescolate le carte, tagliato, girato, e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. Una carta 1, una carta 2, una carta 3 e la carta 4. Allora, pensa a questa lei del quale vuoi sapere se è la tua fiamma gemella, dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Ma diciamo che va coltivata questa relazione, ma è possibile che sia la tua fiamma gemella, che ci sia un rapporto molto intenso con questa persona. Che hai scelto la carta 2? Diciamo che è una persona che cerca se stessa, un'introspezione, quindi difficile che sia la fiamma gemella, molto difficile. Hai scelto la carta 3? No, non può essere la tua fiamma gemella perché ha anche un giudizio negativo su di te. La fiamma gemella è sempre legata a un percorso di crescita personale, di miglioramento, non di peggioramento. Hai scelto la carta 4? Beh, potresti aver avuto sicuramente la fortuna di incontrare la tua fiamma gemella. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!